Falchetti in volo. Terza vittoria in altrettante partite per la Wind UBS Foligno, che rimane così a punteggio pieno nel campionato di Cigolde di pallacanestro, unica compagine del girone ad uscirsi assieme a Chieti. E nell'ultimo turno il quintetto di coach Paolo Pierotti è riuscito ad espugnare l'ostico palazzetto di Lanciano, regolando 83 a 91 l'unibasket, dopo il primo quarto chiuso sotto, 19-16, il secondo quarto è principesco per i biancoazzurri, capaci di segnare ben 36 punti ed andare all'intervallo lungo sopra di 7. Anche nel secondo tempo Foligno sembra in controllo, trovando... Anche il massimo vantaggio di più 19, ma Lanciano rientra in partita, tornando prima sotto la doppia cifra di svantaggio e poi, negli ultimi 5 minuti, a due sole lunghezze. Nel finale, per UBS, decisivo un canestro in area di Karpuk, un contropiede finalizzato da Tosti e la freddezza dalla lunetta di Ratt, oltre ad una ritrovata solidità difensiva, Top scorer però, ancora una volta il Lutano Raupis, capace di chiudere con ben 29 segnature. Ora la testa per i Falchetti va già alla prossima sfida, in programma domenica alle ore 18 al Palapaternesi, dove è in programma proprio lo scontro al vertice con. Contro per un match che si prospetta incandescente sia dal punto di vista tecnico che emotivo. Sorride a siccome Valdiceppo invece il derby Perugino. Sul parquet del Palafoccià, di fatti, Perugia, va subito sotto di 9 punti nel primo quarto. Vantaggio comenta ancora di più alla fine del primo tempo con i ponteggiani sul più 16. Nel terzo quarto, il divario si amplia fino al più 22, con buone risposte da parte di tutti i ragazzi di Coach Campigotto. E solo nell'ultimo quarto arriva la tardiva reazione di Perugia, che però non basta a riaprire in modo deciso la contesa. Terminata 6-8-7-6 per Valdiceppo che sarà a quota 4 punti e domenica sempre alle 18 ospiterà al Palacestellini Lanciano mentre Perugia ancora a quota 0 farà visita al parquet di Vasto secondo capo stagionale invece per la Virtus Eco gruppo Assisi che cade proprio a Chieti con il punteggio di 8-6 7-3. Ottima comunque la partita dei ragazzi di Coach Piazza soprattutto nel primo tempo in cui gli assisani sono stati praticamente sempre avanti andando al riposo sul più 5. Poi dalla terza frazione il rientro della squadra di casa che ha iniziato a risalire la china fino all'ultimo quarto in cui Chieti ha dato lo strappo definitivamente con un parziale di 26 a 12. Assisi è atteso sabato sera alle 21.15 al Palasport di Santa Maria degli Angeli, al cospetto di Pisaurum. In Silver invece, fra Tumberti e De Gualdo, dopo le sconfitte con Tolentino e Montemarciano, affronteranno rispettivamente Stamura, Ancona e Urbania. Mentre in Serie D, Emi Basket Gubbio, ancora imbattuto dopo la vittoria casalinga con Giromondo Spoleto, dedicata alla bandiera Vincenzo Cacciamani, farà visita domenica sera alle ore 18 ad Orvieto.